molto vera, con un secondo tempo in cui si è visto qualcosa di buono. Nel primo tempo niente di eccezionale, al decimo un tiro di Manicone che finisce fuori di poco, al 23esimo ancora si fa vedere l'Inter che ha iniziato in attacco, c'è il tiro di Berti e la parata da parte di Spagnolo. Al 27esimo il gol di Genoa, uno dei tanti calci piazzati di Branco, il tocco in aria, il pallone finisce a Panucci, molto bravo di collo destro, ed è l'1-0 per il Genoa. L'abbraccio di Scuravi con Panucci, ancora una discreta occasione per il Genoa, siamo alla mezz'ora, il tiro di Scuravi però è lento dopo una buona manovra offensiva. Al 37esimo il finale della prima parte della gara è tutto dell'Inter, c'è il tiro di Shalimov che finisce fuori di poco e un minuto azione in tandem Sosa-Schillaci, Schillaci molto bravo a liberarsi ma non altrettanto a tirare, Spagnolo è comunque bravo a coprire lo specchio della porta. Arriva il gol dell'Inter nel secondo tempo. Su questa azione vedete il fallo di Signorini su Fontolan, si dispera Signorini, quasi un presentimento, calcio di punizione dal limite, lo tira l'uruguaiano Rubens Sosa sul primo palo ed è il gol dell'1-1. Rimane di sasso il portiere spagnolo, poi al nono, dopo l'abbraccio di Rubens Sosa, Genoa si riporta in attacco, il tiro di Padovano che finisce fuori di poco. Al 20esimo la grande occasione per il Genoa, bravissimo Zenga. Il primo tiro è di Branco, la grande parata dell'ex portiere nazionale, poi ancora Scuravi e ancora Walter Zenga che si salva di piede con grande istinto e tempismo. Al 22esimo una buona occasione per l'Inter, Schillaci entra bene in aria ma pochi passi dalla porta, spara altissimo. E al 29esimo l'ultima azione degna di nota di questo incontro tra Genoa e Inter, con i nerazzurri in avanti, e il tiro di Shalimov, vedete, molto lento, facile preda del portiere spagnolo. 1-1 dunque con